Gigi, avvisami quando siamo in onda. In onda? Questa me la paghi. Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Happy Travel, la rubrica che si occupa di informazione turistica a 360 gradi. Oggi ci troviamo a Civitavecchia, ed esattamente all'interno del porto, che con i suoi 2 milioni di metri quadri di banchine e pensate 25 attracchi operativi è diventato il principale porto del Mediterraneo. Come di consueto, la nostra trasmissione si occupa di informazione live, ovvero sia un'informazione reale, vera, raccolta direttamente attraverso le impressioni di coloro che hanno vissuto questa esperienza di viaggio. Ma ecco là una coppia di turisti che si appresta a tornare alla propria nave da crociera. Andiamo a conoscerli. Gigi, seguimi. Devono essere stranieri. Hi! Do you speak English? Yes, yes. Oh. I speak English. Where you come from? Boston. Wow, Massachusetts. Abbiamo due turisti americani. No, italo-americani. Hai Torres Greco. Mia moglie era Milazzo. Ma no, darling, no Milazzo. Milano. Milano, sempre Sardegna. Ma che coppia simpatica abbiamo incontrato oggi, cari telespettatori. Allora, raccontateci, è piaciuta Roma? 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 Sì, intendo dire, vi è piaciuta la città di Roma? Noi non siamo andati oggi a Roma, no? Ah, davvero? E come avete trascorso la giornata? Ehi, abbiamo visitato Civitavecchia! Oh, Civitavecchia! Civitavecchia! Oh, yes! Allora raccontateci la vostra giornata, siamo davvero curiosi! Oh, yes! Appena scesi dalla nave, abbiamo visto una bella piazza con tante scale e si chiama Porta Livorno! Più avanti ci siamo trovati davanti Forte Michelangelo, un'opera maestosa del Cinquecento, considerata una delle meraviglie della provincia di Roma. Usciti dal porto, ci siamo diretti verso il centro storico e ci siamo trovati al ghetto. Affascinante anche Piazza Saffi, da cui nacque la nuova Civitavecchia dopo l'invasione dei Saraceni. E poi ancora Corso Centocelle, il teatro Traiano, e poi ancora alla Marina, uno spazio aperto che ti regala un grande senso di libertà. Dopo una piacevole camminata siamo arrivati al Pirgo, un tempo considerato lo stabilimento balneare preferito da civitavecchesi. E finalmente ci siamo fermati in uno dei tanti ristoranti per gustare dei piatti di pesce freschissimo, di cui Civitavecchia ne è ricca. Più tardi abbiamo raggiunto le Terme Taurine, un luogo magico che ti proietta tra le meraviglie dell'antica Roma. Che posto fantastico! E poi, purtroppo, il poco tempo a disposizione è finito. Dopo tutto quello che mi avete raccontato, cambio la domanda. Piaciuta Civitavecchia? Oh yes! Civitavecchia è una città d'incanto! Yes, beautiful! Una città d'incanto! Ma adesso dobbiamo andare a prendere ship nave. Yes. Certo, e vi ringrazio a nome di tutta la redazione di Happy Travel per la vostra simpaticissima testimonianza. Thank you. E grazie anche a voi, cari telespettatori. E che cosa aggiungere? Vi aspettiamo a Civitavecchia, una città d'incanto. Civitavecchia è una città d'incanto che piace a tutti tanto, che piace a tutti tanto. C'era il pesce fresco e le ragazze belle, la gente assa de core, la gente assa de core. L'aria del mare te fa scordare le noie, tu non te muovi più, ce pigli e moglie.